Forse si poteva fare di più, però ci si è trovati anche a perdere, ma non lo so, a me sembra, non voglio fare previsioni, ci mancherebbe neanche a lunga scadenza, però guardando un po' il campionato italiano di calcio, mi sembra che Mino della Lazio sia tra i più prevedibili. Sia in senso positivo che in senso negativo. Io credo che sarà una società che cercherà in qualche maniera di trovare un posto in Europa League, insomma. Sì, Poi quando ci arriverà la riuscirà, società, non sì. ci riuscirà, non ci riuscirà, non ci riuscirà, penso che il discorso sia abbastanza scontato, ecco. Non è che ci sia margine in meglio o in peggio per immaginare un cammino diverso, insomma, ecco. Beh, sì. Sembra molto logico quello che dico, forse banale. Sì, è ancora un po' presto, sì, per dare un giudizio proprio sulla Lazio come squadra, solo le prime 5 giornate, però i presupposti sì, io la penso come lei, insomma. Intanto c'è un risultato che può essere a sorpresa, l'unica partita ancora deve finire, Andrea, Atalanta-Palermo 0-1 addirittura. È finita in questo momento. Finita? È Ok. segnato pochi minuti dalla fine il Palermo. Quindi questo qua è il risultato forse della giornata insieme allo 0-0 del Napoli, un po' più particolare. Per ritornare alla Polisportiva, Presidente, abbiamo parlato di basket perché qualche settimana fa abbiamo ricordato Abdul Gelami che purtroppo ci ha lasciato e allora mi ha fatto piacere parlare di basket. Lei l'ha conosciuto visto che ha parlato del Sì, 79 dell'Eldorado Lazio. l'ho visto in campo, l'ho visto d'avversario con il Livorno e l'ho rivisto a Roma quando fu una mia idea di cui parlai a Santi, dico, mi arrivano segnali dagli Stati Uniti che Abdul ha qualche problema e Simone Santi raccolse immediatamente questo. Chiamiamolo assist, lo chiamò, tornò, lavorò con grande impegno e con grande passione con i giovani per una stagione. Quindi ha chiuso, se vogliamo, la sua carriera sportiva allenando i bambini della Lazio, facendo parte integrante e qualificante del progetto Color. Quindi è un ricordo molto ma molto piacevole e accurato, insomma, ecco. Certo. Sì, poi c'è un bellissimo servizio che gli dedicò Berri su Italia 1, una trasmissione si chiamava Gli Invincibili, e in cui spiegava molto bene, infatti quando lo vidi rimasi piacevolmente impressionato perché spiegava molto bene tutta la sua storia, si vedeva proprio lui, a parte il suo modo di parlare che era spettacolare perché era un misto di spagnolo, italiano e inglese. Ma poi quando c'erano i bambini che si avvicinavano a lui e c'era poi Santi intervistato che spiegava che i bambini comunque percepivano che lui era uno di loro perché pure lui era cresciuto in mezzo alla strada, quindi è veramente bello quel servizio, anzi agli ascoltatori No, l'ho visto, è molto bello, chi veramente. potesse lo andasse a vedere su internet se lo recuperate, è veramente interessante. Bene ragazzi, penso, visto l'orario, congediamo il presidente perché parlare di Lazio, se no la portiamo fino per ore e ore perché qua non smetteremo mai di parlare di Lazio. Grazie per essere stato con noi, presidente, e a presto, Grazie a voi insomma. dell'attenzione, presto e forza Forza Lazio. Lazio. Arrivederla presto, presidente. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I
it's you and me. To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you were. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Stuck up on that stage singing, oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. E rientriamo in diretta per questa ultima parte del Nido delle Aquile, qui mercoledì, in via del tutto eccezionale, mercoledì sera alle 22.52, sulle note di I Took a Pill in Ibiza, una nuova canzone che a me piace un sacco, sarà tipo la decima volta che la metterò qui al Nido. È orecchiabile, sì, è vero. Molto. Bene, siamo rientrati, ultima mezz'ora / 40 minuti, non di più, perché assolutamente dopo il nostro... Dopo di noi... C'è questa fantastica trasmissione del nostro grandissimo Alberto Pulitori dialogando con Latino America. Quindi rimanete in ascolto dopo il Nido delle Aquile con Alberto, cioè dialogando con Latino America. Sì, che già da prima, da quando stavamo preparando la puntata del Nido delle Aquile, l'avevo visto in grande spolvero, preparatissimo, con tutto il suo... Restate all'ascolto pure al termine del Nido delle Aquile. Assolutamente, assolutamente sì. Siamo ai risultati finali delle partite che sono ormai concluse: Chievo-Verona-Sassuolo 2-1, Empoli-Inter 0-2, Genoa-Napoli 0-0, Juventus-Cagliari 4-0, Pescara-Torino 0-0, Roma-Crotone 4-0, Udinese-Fiorentina 2-2, Atalanta-Palermo, risultato a sorpresa, dicevamo 0-1. Sì, abbiamo provato a far tornare alla trasmissione il nostro collaboratore Alberto Alquadi, che sembrerebbe
sparito chissà dove, rintracciabile. Andiamo al nostro cordoglio. Beh, a parte gli scherzi, bisognerebbe pure avere la personalità di non invitare più questi personaggi. Sì, infatti non è un invito, perché lui è come si dice, a lui è un conduttore, è un conduttore, okay, al pari. Allora magari cacciamolo. Cacciamo, come sei drastico, Andrea. No, assolutamente, perché comunque è sempre una buona risorsa, Alberto Alquadi, per il Nido delle Aquile. Dire e rassicurare gli ascoltatori che è vivo. Perché è vivo, sì. Vedo alcuni commenti sulla decisione delle Olimpiadi. Sì, poi è tutto dire, poi andremo nello specifico in separata sede, Andrea. Si trasforma, Alberto, sì, in determinati casi. Determinati... L'uomo più pacioso del mondo diventa una belva. Sì, sì, è il nostro Gattuso. Diventa irriconoscibile. Esatto. Sì, secondo me si è pentito dell'invito. E quindi adesso si sta sbrigando a traslocare l'invito che ci ha fatto per vedere la partita. Ma Marco, forse te stai al lavoro, non hai letto. Esattamente, però immagino. No, più che altro ci ha invitato a casa sua a vedere Udinese Lazio, se qualora non andassimo in trasferta. Però subito dopo, secondo me, visti i commenti che gli abbiamo fatto, si è subito pentito di questa cosa. Molto probabilmente sì. Chi non ci abbandona mai è una delle nostre tantissime carissime ascoltatrici, Luisa Di Pio, che ha anche lasciato il suo saluto alla pagina del Nido delle Aquile, quindi mi faceva piacere ringraziarla, perché certo, so che è una nostra ascoltatrice fra le più assidue e ci segue da diverso tempo, quindi ringrazio Luisa. Diffondi il verbo del Nido, mi raccomando. Sì, un saluto a Luisa, che tra l'altro è sempre presente pure allo stadio, quindi è una di noi. Esattamente. Bene, Andrea, da dove vogliamo partire parlando di Lazio? Lazio Pescara? Vai, Lazio Pescara, per arrivare fino alla Milan-Lazio. Beh, Lazio Pescara è stata una partita per me, diciamo, una squadra mediocre che è il Pescara e una squadra di medio livello che è la Lazio. La poteva vincere il Pescara, perché lì credo chi la sbloccava vinceva, la poteva sbloccare loro con il rigore che hanno sciupato in modo clamoroso, anche se poi in primo tempo credo meritavamo più noi per quelle due occasioni che abbiamo avuto. E poi ecco, un'invenzione su un colpo di testa prepotente di Milinkovic, Riato blocca dalla partita, e poi per la Lazio è stato più facile anche grazie all'ingresso di Keita, che sembra che a partita in corso trovi quelle giocate con più lucidità rispetto agli avversari che si ritrova magari affaticati. Se andare a Milano dopo pochi giorni, apro una parentesi, non ho capito perché loro poi riposano un giorno di più. E sì, è vero, questa cosa l'ha fatta notare pure Inzaghi, sì. Però per essere corretti, cioè di poche ore, nel senso non... Un giorno. Sì, vabbè, ma già neanche in diversi turni della stagione ci sono squadre che riposano un giorno. Sì, ma non c'ha senso ieri, non aveva senso quell'anticipo a venerdì, non l'ho capito. E comunque, detto questo, invece ieri si sono incontrate due squadre di medio livello, e l'ha vinta la squadra forse più furba, che sapeva di non essere più forte,